settore agroalimentare, oltre a cedere a tutte le misure orizzontali che sono state richiamate dal ministro Gualtieri e dal ministro Patuanelli, ha una dotazione specifica, perché abbiamo tutti valutato che la filiera della vita, che ha dato a tutti noi la possibilità in questi mesi di emergenza sanitaria gravissima di conservare degli spazi di normalità, è una filiera strategica che ha bisogno di essere rafforzata per rilanciare la qualità, per rilanciare prodotti di eccellenza che dobbiamo preservare per il nostro paese, ma anche per ritornare a collocare nel mondo dove attraverso i nostri prodotti, la nostra cucina, spesso si parla d'Italia, si valorizza l'Italia, si parla della nostra cultura, del nostro patrimonio. Allora, noi abbiamo destinato in questo provvedimento 1 miliardo 150 milioni di euro in modo specifico per sostenere la filiera agricola. Gli interventi saranno finalizzati a quei settori che più hanno sofferto, penso al florovivaismo, penso all'agriturismo, penso alla filiera del vino e l'eccellenza del nostro settore, eppure è un settore che adesso è entrato in difficoltà, perché avendo bloccato i ristoranti, gli alberghi, i bar, le enoteche, è evidente che si è rallentata la qualità e soprattutto la collocazione sul mercato della qualità e della qualità medio-alta. Per questo noi finalizziamo queste risorse insieme a un sostegno forte alle imprese con ulteriori 250 milioni che saranno gestiti dall'ISMEA per facilitare l'accesso al credito delle imprese. E un'altra misura che voglio richiamare molto brevemente, che mi sta molto a cuore, è una dotazione di 250 milioni di euro destinati al fondo degli indigenti. Perché quando parliamo di emergenza sanitaria, quando parliamo di crisi, parliamo anche di nuove fragilità. Parliamo di persone che 2 mesi fa magari potevano essere considerati ceto medio e che adesso hanno difficoltà ad accedere normalmente al cibo. Quindi questi 250 milioni che saranno gestiti con il volontariato laico e cattolico saranno finalizzati da una parte a non produrre spreco nelle campagne, quindi ad acquistare quei prodotti che venivano veicolati o attraverso la commercializzazione all'estero o attraverso la catena dell'Horeca, saranno acquistati per essere messi nella disponibilità delle tavole degli indigenti e questo comporterà l'acquisto di latte, di carne, di formaggi DOP, di frutta e verdura, insieme alla normale alimentazione anche per i bambini. Quindi io considero questo un intervento di grande valore, anche di grande valore sociale, oltre che per il settore. Un Grazie. ultimo punto, Presidente, che voglio richiamare e che per molti può essere considerato un punto accessorio, per me, per la mia storia, è un punto fondamentale. E mi riferisco all'articolo 110 bis. L'emersione dei rapporti di lavoro, da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili. Quelli che sono stati brutalmente sfruttati nelle campagne o anche nelle così false cooperative dove venivano date persone in prestito per lavorare nelle famiglie, per lavorare come badanti, come colf, non saranno invisibili perché potranno accedere a un permesso di soggiorno per lavoro e noi li aiuteremo ad essere persone che riconquistano la loro identità, la loro dignità, perché abbiamo fatto una scelta chiara. Io su questo voglio ringraziare il Presidente, voglio ringraziare la Ministra Lamorgese che è stata una compagna di viaggio molto tenace insieme a me e agli altri per portare in porto questa scelta e da oggi noi possiamo dire che vince lo Stato perché lo Stato è più forte della criminalità, lo Stato è più forte del caporalato. Grazie, grazie anche per la passione che la ministra Bellanova mette nel suo lavoro.